Amici e amiche del web, buona giornata e bentornati con Domenica Sport. Davvero oggi un ricchissimo giornale ricco di avvenimenti sportivi. La prima pagina di oggi spetta di diritto alla Coppa Davis di tennis. L'Italia con Jannik Sinner approda in finale e questo pomeriggio affronteranno nell'ultimo atto della competizione l'Australia. Gli azzurri ci ritornano dopo 25 anni, battuta in semifinale la Serbia di Djokovic. L'impresa più grande, la nazionale azzurra di tennis, l'ha compiuta in semifinale sabato. Battere la mitica Serbia del numero uno mondiale Djokovic segna la storia di questa giovane nazionale, che ha il suo punto di forza in Jannik Sinner. L'alto adesino, numero 4 mondiale, nella ennesima sfida contro il serbo, ha fatto l'incredibile. Prima nel singolare, strapazzandolo per 7-6, 9-7 tie-break, poi 2-6, pareggio serbo e 7-5 con brividi nel terzo, quando Sinner ha annullato ben 3 match point del numero 1 mondiale e portare a casa il punto dell'1-1. Dopo che nel primo singolare Simone Bolelli era stato messo KO da Kecmanovic in rimonta. Il 2-1 giunge dal doppio. Sinner in coppia con Lorenzo Sonego deve battere la coppia Djokovic-Kecmanovic in due set con un duplice 6-4. In finale domenica l'Australia 2-0 alla Finlandia. L'Italia non vince l'insalatiera da lontano 1976. 25 anni dopo si tenta l'impresa. Incrociare le dita è d'obbligo. Ed ora il calcio, il campionato di Serie A tornato dopo la felice parentesi della Nazionale Azzurra per Euro 2024, si è qualificata alla fase finale. Sorteggio il prossimo 2 dicembre con molte difficoltà. Invece il nostro campionato italiano propone importanti successi per Napoli e Milan e il crollo della Lazio stasera, Juventus-Inter. Verdetti importanti sono arrivati negli anticipi del sabato che hanno aperto la tredicesima giornata del campionato di Serie A dopo la felice parentesi azzurra, culminata con l'accesso alla fase finale della nazionale di Spalletti per il campionato europeo di Germania del prossimo anno. Importanti notizie sono arrivate da Napoli-Milan. Il Napoli di Walter Mazzarri, tornato sulla panchina partenopea dopo 10 anni, vince a Bergamo contro l'Atalanta per 2-1. Iniziale vantaggio con Varaschelli. Poi il pareggio bergamasco ad opera di Lookman e poi nel finale Elmas su una indecisione della difesa dell'Atalanta mette il definitivo 2-1. Buone notizie anche per il Milan. I rossoneri di Pioli battono di misura sul rigore la Fiorentina per 1-0 grazie alla rete di Theo Hernandez. Crollo della Lazio invece in terra campana ad opera della Salernitana. Biancocelesti avanti con la firma del capitano Immobile. Poi l'1-2 Salernitano, prima con Castanos e poi con un tiro dalla lunghissima distanza da Eurogol da parte di Candreva. L'attesa per le partite della domenica è tutta sulla super sfida delle 20:45 tra Juventus ed Inter. Le due squadre ci arrivano con stati d'animo diversi. Da una parte i nerazzurri vincenti 2 settimane fa contro il Frosinone per 2-0, mentre la Juventus aveva vinto contro il Cagliari per 2-1. Attesa anche per la Roma dopo il deludente derby contro la Lazio, ospita l'Udinese. Friulani a caccia di 3 punti dopo l'1-1 interno contro l'Atalanta. Il quadro è completato da Cagliari Monza, Empoli Sassuolo e Frosinone Genova. E adesso apriamo la lunga pagina dedicata alla pallavolo, ottava giornata della B2 femminile. Per la pallavolo cirignola arriva la seconda sconfitta della stagione al tie-break da parte della Green Energy Castellaneta in una gara intensa su tutti i campi, non soltanto di calcio ma anche di pallavolo. È stata ricordata la giornata mondiale della lotta contro le violenze di genere. È un pensiero ovviamente anche per Giulia. Risultato finale 3-2 per la formazione ospite. Dura un capo amaro al tie-break per la pallavolo cirignola nell'ottava della B2 femminile di volley, la seconda della stagione. Le ragazze, allenate da Francesco Sgarbi, cedono per 3-2 contro una Green Energy Castellaneta Mai Roma, e che ha fatto una prestazione importante, nonostante sia nelle zone basse della classifica. L'inizio della gara, nel ricordo di Giulia e delle vittime di violenza, segna indelebile la giornata mondiale contro questo fenomeno.
Nel quadro del sestetto Puxia, Pucci va il suo esordio al posto della Tarantini, mentre Castellaneta si avvida al duo Morone a Sensao. Partita spigolosa, si lotta su ogni pallone da entrambe le parti. Le Pantere dimostrano di sapersela giocare al meglio e il primo set termina i vantaggi per 28-26. Nella seconda frazione l'equilibrio rimane fino al 12 pari, poi esce Castellaneta che, affidandosi a Morone e a Sensao, danno i ritmi al match, approfittando dei tanti troppi errori delle padroni di casa. 25-12, 1-1. In terza frazione ancora battaglia vera, con le Puxia che nel momento decisivo rimangono concentrate, l'allungo nella fase finale, 25-21. Con lo schema precedente anche il quarto set, dove Castellaneta però riesce ad essere lucida. Con identico punteggio si valta il break del quinto set. Intensissimo come non mai. Non manca qualche decisione arbitrale discutibile da entrambe le parti, ma l'urlo finale è di Castellaneta con merito, mentre le Pantere, nonostante il punticino amaro, devono rivedere qualcosina anche da un punto di vista psicologico. Fondamentale sarà la settimana per preparare bene la trasferta contro l'Intec Benevento e provare a tornare al successo che manca da 3 partite. Margherita Altomonte, capitano della pallavolo Cirignola, è un punto amaro al termine comunque di una partita tosta bella, davvero sotto tutti i punti di vista. Sì, è stata una bella partita, ma il punto di riflessione deve essere quello che appunto nei momenti decisivi non riusciamo a chiudere poi la partita, quindi dobbiamo assolutamente ripartire, lavorare in palestra e cercare le motivazioni giuste affinché questi momenti poi si tramutino in punti e possibile per vincere la partita, non il contrario. Per cui dobbiamo adesso imparare da questa sconfitta e rimetterci subito al lavoro per trovare il miglior modo possibile per ripartire, soprattutto in trasferta. Le difficoltà si sono evidenziate già dal secondo set in poi, perché nel primo avevate giocato veramente bene convincendo i vantaggi. Sì, bisogna anche, come dire, riconoscere il merito all'avversario. Poi sicuramente dobbiamo imparare a essere più costanti. Il fatto di avere degli alti e bassi sicuramente non ci agevola, perché poi nel momento in cui muori, stare a ricorrere la partita diventa più difficile. Dobbiamo imparare a imporre il nostro gioco e dobbiamo crescere. Senti, adesso la prossima partita sarà in trasferta a Benevento contro l'Intec, anche lì insomma sarà dura da cercare di tornare a casa con una vittoria. Ma in realtà in questo momento l'importante è il focus, non sono gli avversari, siamo noi, quindi noi dobbiamo cercare di uscire da questo momento e concentrarci su quello che è il nostro gioco, non quello degli altri. Noi facciamo il nostro bello e cattivo tempo, per cui noi dobbiamo cercare di trovare la spinta dentro di noi affinché questi punti persi diventino punti guadagnati. E nel corso di Lunedì Sport e di domani vi faremo ascoltare anche l'intervista che abbiamo realizzato con il tecnico della Green Energy Castellaneta, Gianni Nardace, e sentiremo anche una delle giocatrici tra le protagoniste di questa sfida, Manuela Morone. Adesso andiamo avanti con la B2, perché c'è attesa anche per la trasferta della Fenice Libera Virtus contro il Monopoli. Obiettivo per le virtusine: tornare alla vittoria. È una trasferta insidiosa quella che attende la Fenice Libera Virtus nella sfida della 8ª giornata del campionato di pallavolo Serie B2 femminile. Le ragazze, allenate da Pino Taubo, dopo la sconfitta prima deludente nel derby contro la pallavolo Cerignola per 3-0 di 2 settimane fa, e anche la sconfitta ad opera della Leonessa Altamura in casa, ma giocando bene rispetto ad altre prestazioni, cerca il riscatto nella difficile trasferta contro Monopoli. Le baresi, padroni di casa, affrontano questo incontro in una condizione non semplice, soprattutto dopo la sconfitta interna ad opera della Matese Caserta con il punteggio di 3-1. 7 giorni fa il gioco espresso dalla Fenice Libera Virtus è stato molto migliore, con una gara combattuta punto su punto con la Leonessa Altamura e tra l'altro capace di una rimonta nel primo set di 7 punti. Stessa cosa era avvenuta anche nella terza frazione. Nonostante l'amarezza, i margini di miglioramento ci sono stati e dunque la vittoria potrebbe essere fondamentale per scacciare un po' di situazioni deludenti in questo inizio di campionato. In classifica la Fenice Libera Virtus ha 9 punti, 3 vittorie, 4 sconfitte, 9 set fatti e 13 subiti, mentre la formazione del Monopoli è terz'ultima in classifica, 7 punti, 3 vittorie, 4 sconfitte, 12 set vinti e 16 persi. L'incontro comincerà nel pomeriggio di domenica alle 18.
Ovviamente non ci dimentichiamo anche della Serie C, uomini per cui gli appassionati stiano tranquilli. Infatti, oggi c'è attesa per la sfida che vedrà di fronte l'Udas Pallavolo Cerignola in trasferta contro Santeramo. I ragazzi di Roberto Ferraro vogliono proseguire il momento positivo. Quinta giornata di andata per il campionato di Serie C, uomini di pallavolo, con le attese per la trasferta della Udas Pallavolo Cerignola questo pomeriggio contro la Roma nelle New Volley Rapa. La squadra Ovantina, allenata da Roberto Ferraro, è reduce dalla vittoria interna ottenuta al Palasport Nanno di Leo lo scorso weekend con il punteggio di 3-0. I padroni di casa non hanno lasciato alcuna intenzione alla vittoria degli avversari. L'Udas ha giocato bene nel corso del primo set ed anche nel secondo, mentre nel terzo ha agevolato facilmente la sua dinamica di gioco contro un avversario che è apparso troppo fragile ed ha alzato bandiera bianca troppo presto. La New Volley Rapa arriva a questo confronto dopo il KO subito ad opera dell'Andria per 3-1, collocata in zona centrale di classifica con 7 punti all'attivo, frutto di 2 vittorie e 2 sconfitte, mentre per la Udas Pallavolo Cerignola finora 9 punti all'attivo con 3 vittorie ed una sconfitta. Dunque, ci sono tutte le condizioni necessarie per poter tornare da questa trasferta con i 3 punti. Eccoci qui, scusateci, stavamo raccogliendo anche un po' di annotazioni per quanto concerne i prossimi eventi che seguiremo. Torniamo al calcio, la Lega Pro, perché oggi continua il 15° turno di andata con prospettive importanti, 2 trasferte per Audace Cerignola e Monopoli e poi domani l'ennesimo derby di Puglia, Francavilla a Brindisi e poi Taranto Casertana. Facciamo il punto della situazione. La Lega Pro calcistica è cominciata con la 15ª giornata con l'anticipo del venerdì allo Zaccheria, dove il Latina ha battuto il Foggia per 2-1. Iniziale vantaggio laziale con Del Sole, il pareggio di Salini per i rossoneri e poi a pochi minuti dalla fine il Latina ha collezionato il gol vittoria con Mastroianni. Intanto per le pugliesi tra domenica e lunedì si profilano importanti sfide, soprattutto per Monopoli ed Audace Cerignola. I primi affronteranno la difficile trasferta di Sorrento dopo il secco 3-0 inflitto al Benevento. Mentre l'Audace Cerignola di Ivan Tisci si era autosuicidata lo scorso weekend, avanti di 2 reti si era fatta rimontare dalla formazione del Potenza ed ora cerca i 3 punti nella difficile trasferta contro la Turris KO a Catania per 2-1. Lunedì poi gli ultimi due impegni delle pugliesi con l'ennesimo derby tra Francavilla e Brindisi. I primi sconfitti a Monterosi, i secondi ad opera del Taranto e lo stesso Taranto sarà in casa contro la Casertana che nel precedente turno di campionato ha pareggiato 1-1 con il Crotone. E così siamo arrivati al termine di questa edizione di Domenica Sport. Vi ringraziamo come sempre di essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo che la nostra identità regionale sportiva e non solo torna come sempre domani alle 17:55 con Lunedì Sport e poi naturalmente con la nostra identità regionale informativa in prima serata con Today 24 di sera. Grazie a tutti per essere stati con noi. Buona domenica.